10 fari in vendita, o meglio proposti in concessione ai privati, ci dice tutto Franco Fatone. L'obiettivo è quello di fare cassa recuperando e riutilizzando gli immobili pubblici finiti nel dimenticatoio e che potrebbero invece rappresentare, in tempo di tagli alla spesa e di necessaria riduzione del debito pubblico, importanti fonti di reddito per lo Stato. Non solo caserme abbandonate o immobili pubblici ormai chiusi da tempo, ora tocca anche ai fari del demanio. Una decina in tutto, ma altri ce ne potrebbero essere come quelli di proprietà della difesa, non più utilizzati. Presto andranno sul mercato al miglior offerente. Si tratta di veri e propri gioielli del patrimonio pubblico, sparsi sul territorio, dal nord al sud, con viste e panorami mozzafiato, da utilizzare però solo ai fini turistici e culturali. Ideali per chi vuole investire in strutture ricettive di lusso o più economiche come i bed and breakfast. Fari che saranno dati in concessione per progetti di recupero da parte di investitori privati, premiando i migliori con concessioni di lungo periodo. Il progetto Valore Paese, di cui il piano Fari fa parte, prevede una durata delle concessioni anche di 50 anni, un lasso di tempo che garantirebbe l'investimento. L'obiettivo è far entrare nelle casse dello Stato entro il 2017 circa 2 miliardi destinati alla riduzione del debito pubblico.